aggiungere. Nel merito, applicando adesso questa norma, andremo, io faccio un esempio di un settore che conosco bene, cioè quello del settore della distribuzione dei carburanti, dove c'è in atto un confronto tra governo, industria petrolifera, gestori, proprietari di impianti per una forte razionalizzazione che prevede la chiusura di 8.000 impianti, cioè 8.000 siti dove ci saranno sicuramente probabili problemi di inquinamento. Ecco, una norma del genere di fatto impedirà che questo percorso possa andare avanti, per cui sarà inevitabile chiedere al governo ulteriori confronti per impedire che lo stesso governo impedisca che un qualcosa che lui sta sollecitando non possa fare un passo avanti, anzi si debba concludere. Grazie. Se il governo non intende cambiare il parere, metto in votazione l'ordine del giorno Squeri con il parere contrario del governo. È aperta la votazione. Bolognesi. Capelli. Vignaroli. Ci siamo, abbiamo votato tutti. È chiusa la votazione. La Camera respinge. Si è così concluso l'esame degli ordini del giorno. Dovremmo ora passare alle dichiarazioni di voto finale. Tuttavia, essendovi un numero di iscritti per dichiarazione di voto finale tale da non consentire di esaurire l'esame di questo provvedimento prima delle ore 16:30, orario per il quale l'ordine del giorno prevede lo svolgimento dell'informativa urgente del Governo sui gravi incidenti verificatisi a Milano il 1 maggio 2015, sospendiamo l'esame del provvedimento che riprenderà dopo lo svolgimento dell'informativa per le dichiarazioni di voto finale e la votazione finale. La seduta è sospesa, riprenderà alle ore 16:30.